Gentili telespettatori, bentrovati. Il consueto appuntamento con una nuova scenografia della rubrica dedicata all'economia che ospita, come sempre, il direttore generale della BCC di Acquara, Antonio Marino. Vediamo se c'è, se si è collegato dal suo studio. Buongiorno, buongiorno, ci siamo. Eccolo lì, c'è, benissimo. Allora, direttore, come va? Tutto bene? La Salernitana ha perso, però, insomma, noi cerchiamo di continuare, no? Con il tifo e la BCC di Acquara forse ha terminato, se non sbaglio, la sponsorizzazione, ma è sempre vicina alla squadra. C'è pure un conto novità rispetto a questa idea sportiva. Raccontaci pure. Ma la Salernitana ha perso anche sabato scorso, però ha perso combattendo questa volta. È stata, diciamo, più sfortunata che perdente, insomma. Però, insomma, questo è il calcio. Adesso vediamo mercoledì che succede con il Verona, però è chiaro che noi tutti, salernitani, siamo vicini alla squadra, siamo fiduciosi in questa squadra. Adesso forse lo siamo anche un po' di più alla luce della prestazione di sabato scorso. Insomma, noi non siamo più sponsor, adesso c'è un'altra importante azienda che è subentrata a noi, però continuiamo perché adesso abbiamo fatto il conto granata, un conto riservato a tutti i tifosi salernitani di ogni luogo, insomma, non solo di Salerno, ma anche quelli che stanno in Canada, per faccio un esempio, no? Per cui è importante che siano tifosi, si dichiarino essere tifosi della Salernitana Calcio. Ed è un conto dove non si paga nessuna operazione, c'è solo un canone minimo, molto minimo, mensile ed è omnicomprensivo, giusto per... E ogni volta che uno apre il conto gli regaliamo le mascherine anti-Covid, quelle con le griffate Salernitana Calcio. Poi vedremo se più avanti potremo anche fare qualche altro gadget, dare qualche altro gadget. Quindi per dire che il connubio con la Salernitana Calcio e la nostra banca continua. Bella, bella iniziativa, mi auguro che magari la prossima volta potremmo approfondire meglio su quello che è la possibilità Sì. per un cliente, insomma, avere appunto i Sicuramente vantaggi. sì, sicuramente sì. Senti, direttore, invece in questo mese, insomma, si stanno chiudendo i bilanci di rendicontazione finanziaria 2020 dei vari comuni. Mi sembra che Acquara chiuderete il 23, se non sbaglio. Giovedì 23, sì. Lo Giovedì 23, chiuderemo, perché approveremo. ecco, lo approverete giovedì. Ieri c'è stata l'approvazione al Consiglio Comunale di Agropoli, appunto dell'esercizio riferito all'ente comunale di Agropoli. Insomma, in generale parliamo di queste difficoltà che hanno soprattutto i comuni, date dalla pandemia che abbiamo, insomma, stiamo cercando di superare, date anche dalla diversa gestione, se non sbaglio, perché il sindaco di Agropoli ha detto che quando ha cominciato ad amministrare ha trovato delle regole di rendicontazione diverse rispetto agli anni precedenti. Insomma, comunque comuni che sono in affanno, comuni che hanno anche diverse regole da rispettare e soprattutto comuni più piccoli che devono rendicontare allo stesso modo di comuni più grandi. Come analizzi questa situazione abbastanza, insomma, complessa, direi? Ma provo a mettermi nei panni di un cittadino non italiano, di un cittadino europeo non italiano, no? Io penso che farà fatica lui a capire come mai in Italia si arrivi a settembre per approvare il rendiconto dell'anno 2020, insomma, no? Del settembre 21, come si fa? È una cosa inconcepibile, però è una cosa nello stesso tempo purtroppo ineludibile perché... C'è in Italia un diluvio normativo che si riverbera ogni anno sulla finanza locale, per cui a luglio quest'anno c'è stata l'ultima legge che riguardava i fondi che sarebbero o non sarebbero arrivati ai comuni, insomma, poi c'è stato un problema,
su un altro decreto vecchio. Poi c'è bisogno di dare 20 giorni ai revisori. Tra l'altro noi ad Aquara non avevamo il revisore perché era scaduto. Abbiamo chiesto alla prefettura la terna per i revisori e quelli della prima terna nessuno ha voluto accettare, quindi sono persi altre settimane. Poi della seconda terna pare che abbia accettato uno, poi bisogna dare 20 giorni al revisore, ecco, si arriva e si dilatano i tempi, insomma, no? Però il problema è che gli enti locali, piccolo che siano, sono ogni anno interessati da un diluvio normativo, per cui rende difficilissimo stare dietro a tante norme per cercare di mettere ordine nei propri bilanci. Insomma, io, un piccolo comune come il nostro, che ci hanno lavorato due o tre ragionieri vicini, alla fine ancora facciamo fatica a mettere la parola fine, insomma, no? È una cosa inconcepibile, sono cose all'italiana, diciamo. Per esempio in Francia, che nessun comune è in deficit, perché sono 30.000 comuni, da noi sono il triplo dei nostri, eppure nessun comune è in deficit, perché hanno la contabilità cosiddetta aziendale, dove ci sono entrate, uscite, e poi creditori e debitori, cioè gente che deve dare soldi al comune e gente che deve avere soldi dal comune. Ci sono due elenchi, non è? Invece in Italia residui attivi, residui passivi, avanzi di amministrazione, avanzi di gestione, insomma tutto un coacervo di norme che ci fanno ingrassare la burocrazia, questo è tutto. E poi si arriva che siamo a settembre e ancora non sappiamo il conto consuntivo. Poi c'è il riequilibrio di bilancio, io onestamente non ho capito ancora cos'è, però cose tutte stratosfericamente burocratiche che un cittadino normale, medio, non può capire, non fa fatica a capire, insomma, per addetti ai lavori, insomma, bisogna... è una cosa... Come al solito, noi italiani dobbiamo sempre complicarci la vita. Direttore, ne approfitto per parlare naturalmente anche di tasse. Stiamo parlando di bilancio di esercizio finanziario di un comune e sono presenti purtroppo le tasse. Tu come la vedi? Insomma, non è che sono troppo elevate per noi contribuenti le tasse comunali? A me fanno ridere tutti quei politici in televisione che vanno ad annunciare riduzione delle tasse o a presentare progetti per la riduzione delle tasse, perché il tema non è la riduzione delle tasse, perché per ridurre le tasse bisogna ridurre le spese. Visto che nessuno parla di come e dove ridurre le spese, e le tasse non caleranno mai, e questi politici sono letteralmente dei bugiardi, perché per far calare le tasse bisogna ridurre le spese. Di riduzione delle spese non se ne parla proprio, anzi il bilancio dello Stato è sempre più farcito di spese populiste ad uso dei partiti, per cui io penso che questo tema della riduzione delle tasse è un falso tema. E invece, per chiudere questo sempre interessante appuntamento, volevo chiederti, ma cosa ne sai dell'aumento possibile, ipotetico, della bolletta dell'energia elettrica? La bolletta dell'energia elettrica, c'è questo grosso aumento, si parlava del 40%, eccetera, però immagino che questo aumento sia solo sulla parte che riguarda il consumo vero e proprio, perché di una bolletta Enel, voi sapete bene che su 100 euro 25 sono di consumo di energia elettrica e 75 sono di altre cose, tra tasse, trasporto, energie, cioè tutte voci strane. Alla fine penso che sia solo sui 25, non sui 75, diciamo, euro. Diciamo sul costo kilowattora? Il costo kilowattora dovrebbe essere, voglio sperare, però anche lì... cioè adesso lo Stato sta cercando di correre ai ripari per dare dei ristori, no? Ma io penso che il problema sia sempre lo stesso, cioè questi nostri soldi che vanno a Roma e poi da Roma devono tornare qua. Non è meglio che si fermano qua? Cioè se l'aliquota fiscale sulle bollette Enel è del 30%, portiamolo a 25%, no? E finisce là, anziché fare in modo che devono andare poi per tornare questi soldi
c'è bisogno di una buona dose di burocrazia, perché bisogna fare domande, tutte cose farraginose all'italiana, diciamo. Io penso che anche sulla bolletta energetica, dobbiamo fare due cose: abbassare le tasse, perché noi abbassare le tasse, le aliquote fiscali sul consumo di energia elettrica, perché in Italia l'energia costa molto di più delle altre nazioni concorrenti dell'Italia in Europa, e quindi questo non ce lo possiamo permettere. E poi bisogna incentivare le fonti rinnovabili, insomma, noi trovare energia dalle fonti rinnovabili, che invece non sono per niente incentivate in Italia. E quindi bisognerebbe, secondo me, modestamente, sommessamente, agire su questi due binari. Ce lo auguriamo che, insomma, ascoltino anche le tue parole, le tue opinioni, direttore. Le voci della periferia. Grazie per essere stato con noi, direttore. Alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Buona giornata.